Buonasera a tutti, benvenuti. Scusate per questo ritardo. Allora, l'incontro di questa sera è promosso dal Centro Culturale Portico del Vasaio in collaborazione con Compagnia delle Opere di Rimini ed è intitolato, come forse vedete alle mie spalle, no, ancora no, Dialogo per un impegno comune a proposito di referendum costituzionale. L'incontro di questa sera nasce dal desiderio di dare un contributo al cammino di conoscenza che ciascuno deve fare, che ha fatto, che sta facendo, che ancora deve fare per arrivare al voto del 4 dicembre. Un contributo quindi al dibattito che si è sviluppato a livello nazionale e che anche qui a Rimini, devo dire, ha visto incontri anche di alto profilo, motivo per cui questa sera, anche necessariamente per ragioni di tempo, toccheremo alcuni punti che riteniamo fondamentali e critici della riforma, non ovviamente tutto. Per introdurre vorrei dire che l'incontro, che l'appuntamento referendario e la discussione pubblica che si è sviluppata sono stati e sono innanzitutto un'occasione per noi e per tanti di interesse e di impegno rinnovati. Si potrebbe dire di riavvicinamento alla cosa pubblica, un riavvicinamento che credo non sia scontato, considerando il clima che a volte negli ultimi anni è stato di disinteresse e disimpegno, almeno per tanti. In questo senso, questa occasione referendaria, questo dibattito sono stati innanzitutto un'occasione. Ad esempio, si può dire che dopo alcune settimane o mesi di dibattito siamo tutti, per esempio, più consapevoli del contenuto della nostra Costituzione, della sua storia, della sua funzione. E questo è senz'altro positivo, perché è una precisa responsabilità di ciascuno quella di interessarsi, informarsi, capire, dare un giudizio, mettersi in gioco. In altre parole, non guardare la vita dal balcone. Dobbiamo anche dire che non sempre il dibattito, a tratti sicuramente positivo, è stato d'aiuto a capire il merito delle questioni in gioco. La propaganda, la demagogia, il tifo, per non dire i litigi, sviliscono il dibattito e possono oscurare la ragione. Ha scritto ad esempio Marco Cianca sul Corriere della Sera: non ci sono luoghi di dibattito oggi dove si discute guardandosi negli occhi e opponendo ragionamento a ragionamento. E ancora, le accuse che si stanno scambiando i due fronti stanno seppellendo il tenero virgulto della convivenza civile. Sono queste parole forti, ma che riteniamo appropriate. Don Julian Carrò, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, in una lettera a Repubblica nell'aprile del 2013, quindi in piena situazione di stallo della politica e delle istituzioni, osservava: mi pare che la situazione di stallo sia il risultato di una percezione dell'avversario politico come un nemico, la cui influenza deve essere neutralizzata o perlomeno ridotta al minimo. Ora dico, pensando al presente, se non trova posta in noi l'esperienza elementare che l'altro è un bene, non un ostacolo per la pienezza del nostro io, nella politica come nei rapporti umani e sociali, sarà difficile uscire dalla situazione in cui ci troviamo. Oggi vediamo quanto questa posizione sia difficile, ma anche quanto sia necessaria. Senza sentire che l'altro è un bene, non è possibile un vero dialogo, inteso in questo contrapposto alla mera dialettica, come confronto basato sulla disponibilità al chiarimento e all'intesa. Senza questo è difficile fare passi avanti significativi. Ecco, questa sera desideriamo uscire dalla logica del tifo ad ogni costo e proseguire nel percorso virtuoso del dialogo, perché le difficoltà del momento che attraversiamo a tutti i livelli, i cambiamenti di conoscono la necessità del contributo di tutti. Ed è questo il clima che crediamo sia a cuore anche ai relatori di questa sera, Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati, e il senatore Mario Mauro, che, come sapete,
sono stati tra i protagonisti della fase di percorso di riforma costituzionale, avendo fatto parte dei saggi chiamati nel 2013 dall'allora presidente Napolitano. Come sapete, hanno idee diverse sulla riforma costituzionale e con i quali desideriamo questa sera dialogare su alcuni, non tutti, punti fondamentali della riforma, ma anche su quali sono le necessità del Paese e il compito a cui siamo tutti chiamati. Anche perché sappiamo bene che in qualunque caso non sarà una legge appena, per quanto fondamentale, a realizzare il bene comune, ma solo l'impegno di ciascuno e la collaborazione fra tutti. Il presidente Mattarella, concluso pochi mesi fa, proprio qui a Rimini, in occasione del meeting per l'amicizia tra i popoli, ha detto: occorre recuperare il senso del vivere insieme, perché le sfide di oggi si possono affrontare e governare soltanto ricercando e trovando politiche comuni e impegni condivisi. E questa è la direzione in cui desideriamo andare con l'incontro di questa sera. E dunque iniziamo con le domande, non prima di aver ringraziato il presidente Violante, il senatore Mauro, per essere qui fra di noi, per la loro disponibilità. Dunque farò la stessa domanda. E la prima domanda è questa: di che cosa ha bisogno l'Italia oggi? Quali sono le necessità da cui è nato il percorso di riforma costituzionale? E infine, se questa riforma in particolare, quella che siamo tutti chiamati ad approvare o a cancellare, risponde o meno e in che misura a tali necessità? Inizierei da Presidente Violante. Sì, buonasera. Buonasera, grazie per questo invito e la possibilità di discutere con Mario. Considero importante che persone che la pensano magari in modo uguale su tante cose, in modo diverso, su questo dato si confrontino, discutano, perché dopo il 4 dicembre c'è il 5, no? C'è il 6, c'è il 7, cioè la vita continua. Ed è chiaro che se ci sono differenze di opinioni oggi e differenze di posizioni, queste non devono portare divisione dopo. Sia che vinca il sì, sia che vinca il no, il giorno dopo bisogna comunque mettersi insieme per andare avanti, per cercare di andare avanti nel migliore dei modi possibili, perché le divisioni di oggi non siano divisioni di domani. Anche perché io credo che la capacità di una classe dirigente si misura nella capacità di regolare il conflitto, di mettere una fine al conflitto e di costruire il conflitto in qualche modo inevitabile. Però poi va gestito, va governato, va detto la parola fine, poi devi guardare avanti. Così. Allora, di cosa ha bisogno l'Italia oggi? È difficile dirlo. Io trovo che ha bisogno di fiducia, se dovessimo essere sintetici, credo, no? Ha bisogno di fiducia. Nel senso che uno degli elementi più, credo, più gravi, più difficili, più ostici che circola il nostro paese è la sfiducia. Nei confronti dell'altro, nei confronti delle istituzioni, nei confronti di chi, delle classi dirigenti, nei confronti del vicino, la fiducia, nei confronti dell'immigrato. Ecco, se noi riuscissimo a recuperare un clima in cui il punto di partenza è la fiducia, non la sfiducia, questo sarebbe un dato, a mio avviso, che ci permette di fare il passo avanti, di costruire. Sulla sfiducia non costruisci, come sulla paura. Sulla paura, sulla sfiducia non si costruisce nulla. Il problema è la fiducia ti porta anche a uscire fuori da te, fuori dei tuoi bisogni, tu inizi a guardare avanti, insomma, a guardare oltre. Credo che bisogna essere sintetici, quindi fermo qui. Sì, ho dimenticato di darvi il tempo. Qual è il tempo? Siamo 10 minuti. Allora, riprendo il video. No, sì. No, 10 minuti. Quindi, ecco, la domanda: che cosa bisogna? A me pare che innescare un clima di fiducia nel paese, ma di fiducia non in astratto, fiducia nel confronto, ripeto, del vicino, del fiducia. Una relazione in cui riconosci che l'altro ha un ruolo, un significato, un peso, un pezzo di verità, come tu nel altro, che tu non sei monopolista della verità, come non è l'altro, come l'altro non è della menzogna. Credo che questo sia un punto che può essere particolarmente importante e sul quale bisogna insistere moltissimo, sulla costruzione di relazioni di fiducia.
anche perché abbiamo bisogno di ricostruire comunità, e la comunità si regge sulle grandi di fiducia, non si regge sulla sfiducia. Nessuna comunità può stare in piedi se si con il principio di sfiducia. Perché qual è questa necessità di queste riforme? Potete rispondere in modo semplice, anche banale, ma guardate che dall'83 che se ne parla, comunque in qualche regione ci deve essere. Andando un po' più a fondo, approfittando del fatto che sono 10 minuti, volevo ricordare questo, che in assenza qual è il motivo per cui noi abbiamo delle particolarità che non nessun altro paese, il fatto che due camere devono dare la fiducia perché un governo sta in piedi, ma perché quel governo possa cadere è sufficiente che non solo revochi la fiducia. Il fatto che non c'è limite temporale alle crisi di governo, che possono durare tantissimo. Il fatto che i procedimenti decisionali sono molto lenti e farraginosi. Perché questo? Perché in Assemblea Costituente si confrontarono due schieramenti, quello filo-sovietico, PC e PSI, e quello filo-occidentale, Democrazia Cristiana e Sovietica. L'alternativa tra questi due schieramenti non era solo un'alternativa di governo, era un'alternativa di sistema. Nel senso che il ruolo geopolitico dell'Italia nel Mediterraneo, i confini dell'impero sovietico, diritti, libertà e proprietà avrebbero avuto un assetto completamente diverso a seconda del vincitore. Se avessero vinto i partiti filosovietici, il confine di quell'impero non sarebbe chiamato Trieste, ma sarebbe arrivato a Nizza. Il Mediterraneo sarebbe stato un mare governato dall'Unione Sovietica e così via. Diritti, libertà, avrebbero avuto un altro assetto. E così si avessero vinto gli altri. Su cosa si accordarono? Si accordarono sul reciproco timore dell'altro. Cioè si temette che mettendo in Costituzione principi di stabilità, principi di rapidità di decisione, il vincitore ne avrebbe approfittato per schiacciare il vinto. E questo è un timore che aveva la DC nel confronto del PC e il PC nel confronto del DC. E quindi quale fu l'intesa? L'intesa di fondo fu ritenere fuori dalla Costituzione tutte le regole della stabilità e tutte le regole della decisione. Non so se tu permetti che faccio vedere qualche slide. Mario, posso? Questa è una dichiarazione di Amendola che spiega questa cosa. Dice, ci dicono che bisogna fare norme legislative, ma non è questo. È evidente che deve essere, ma la stabilità non è data da accorgimenti legislativi, vedete? È data dalla coscienza politica affidata all'azione dei partiti politici. In sostanza il Parlamento deve rappresentare e i partiti devono decidere, questo è il meccanismo. Il meccanismo ha funzionato abbastanza, ora poi ci faccio vedere. Ha funzionato abbastanza praticamente sino a tutti gli anni 70, fino all'assassinio di Moro. L'assassinio di Moro segna davvero la fine, in cui magari possiamo parlare, di quella che è chiamata Prima Repubblica. Perché di fronte alle grandi novità intervenute nella società, nelle società occidentali, anche nella società italiana, dalla seconda metà degli anni 60 e i primi anni 70, di fronte a queste grandi novità che sono l'ambientalismo, il femminismo, la modifica dei rapporti di produzione, perché salta una catena di montaggio, salta la grande fabbrica, chi viene sostituito dalle isole, piccoli gruppi di operai che lavorano con grande capacità produttiva rispetto al passato. Di fronte a tutti questi, il terrorismo di destra e il terrorismo di sinistra. Il terrorismo di destra dimostra che la DC non controlla più gli apparati dello Stato. Il terrorismo di sinistra dimostra che il PC non sa più che cosa succede nella società, né la controlla. C'è la grande idea dei dirigenti democristiani, di Aldo Moro soprattutto, e quelli comunisti di Berlinguer soprattutto, di un'intesa tra queste forze per guidare un passaggio stretto, difficile. Cosa che non era granita né ai comunisti né ai democristiani. Da noi si diceva meglio sbagliare con il partito che aveva ragione da soli. E quindi se il partito dice che bisogna fare così, lo si faccia, ma non erano convinti, diciamo, non erano convinti. Dall'altra parte vedi che Berlinguer aveva un grande ascendente sul partito. Moro aveva un ascendente e sapeva conquistarsi la fiducia ogni volta, insomma, quegli uomini erano essenziali per superare la fase. L'assassino di Moro blocca e si apre una fase incerta, difficile, così negli anni 80, che sono gli anni poi della grande spesa sociale, il picco
Ecco, questo vede gli anni 80 la spesa sociale ha un grandissimo salto, perché per tenere la società, partiti che stavano perdendo la reputazione la conquistano, la comprano con la grande spesa sociale, con quel blocco lì. Poi dopo avremo alla fine di quegli anni, i primi del 89, crollo del muro di Berlino, 91 Maastricht, il referendum sulla preferenza unica, 92 primaristi per Tangentopoli, 93 l'altro referendum sul maggioritario, insomma il sistema si divide. Ed è significativo che nel 80 il sistema comincia a sfasciarsi e comincia la prima commissione per le riforme costituzionali, quella presieduta da i liberali, Bozzi, Dato Bozzi, no? E da allora comincia una sequenza di commissioni, di iniziative, di proposte di legge dirette a immettere nella Costituzione quelle regole che i costituenti hanno tutto fuori, perché i partiti non sono più in grado di dirigere la macchina pubblica. Questo è il senso. E questo è il senso complessivo della sfida di fronte alla quale ci troveremo il 4 dicembre. Rimettere in Costituzione quelle regole che i costituenti tendono fuori, come lo fanno i tedeschi, come fanno... È molto interessante, finisco, il rapporto tra Costituzione italiana e Costituzione tedesca. Perché entrambi i paesi avevano dato origine alle due dittature del secolo, fascismo e nazismo. Entrambi avevano provocato la guerra, entrambi l'avevano persa, ma le due costituzioni completamente diverse. Perché in Italia i partiti avevano guidato la parte italiana della lotta di liberazione. Avevano fatto la scelta della Repubblica, avevano 2,5 milioni di iscritti, PC, DC, PSI, erano fortemente legittimati, erano credibili, e quindi avevano questa legittimità. In Germania nulla è avuto questo, non c'era stata lotta di liberazione, non c'era stato nulla. E quindi loro mettono in Costituzione, hanno soltanto l'esperienza di Weimar, che li schiaccia, perché Weimar è un sistema privo di capacità di governo sostanzialmente, e quindi mettono in Costituzione tutte le regole del governo. La fiducia la dà soltanto la Camera, cioè il Bundestag, non il Senato, non il Bundesrat. Le crisi non possono durare oltre un certo termine, altrimenti il Bundesrat è sciolto, se non la legge cancelliere. Non si può buttare giù un governo se tu con lo stesso documento non indichi il nome del futuro cancelliere dell'alleanza che lo sostiene, e così via. I principi di legge elettorale sono in Costituzione, cioè misero in Costituzione tutto per evitare che ci potesse essere una Weimar 2. In Italia non è tutto questo, perché c'erano i partiti che si assunsero questo compito. Naturalmente, che succede? Quando i partiti perdono questa capacità, si perde. Soltanto un dato per farvi capire la forza dei partiti di quella fase. Ecco, guarda soltanto la seconda parte della slide. Voto segreto. Voto segreto è lo strumento che la minoranza agita contro la maggioranza per penetrare nelle contraddizioni della maggioranza. Bene, nella prima legislatura, Patto Atlantico, Muro di Berlino, Guerra Fredda, chi più la premetta, in 1114 sedute il voto segreto è chiesto solo 175 volte. Nella nuova legislatura comincia la crisi, 83-87, in 634 sedute si tengono 2.485 voti segreti. Quando comincia la crisi, un pezzo del mondo politico gioca soltanto lo socialismo. E quindi il sistema si blocca, non funziona più. Credo che questo sia abbastanza significativo di cosa significò prima un sistema di partiti che reggeva e adesso cosa significa un sistema di partiti che non regge più. Oggi, ripeto, il problema è mettere in Costituzione le regole che i costituenti tendono fuori, che altri paesi hanno. Sono le migliori di questo mondo? No. Possono essere migliori? Certamente. Potrebbe far meglio. Però il problema è che, questa è la mia opinione naturalmente, se non si fa adesso, ho l'impressione che passi un bel po' di tempo, almeno 10-15 anni prima di avere la possibilità. Perché certamente in questa legislatura non sarebbe che tra un anno sarebbe campagna elettorale in questo periodo. Poi c'è, bisogna vedere chi vince.